E allora ci siamo? Aspettiamo qualche altro secondo se si collega qualcun altro e poi stasera vi prometto che non vi rompo le scatole, non urlo. Forse. No, no, non urlo. Almeno ci tratteniamo un po', passiamo un po' di tempo, perché giustamente voi dite, ma tu vuoi rompere solo le scatole a dire stare in casa, stare in casa, stare in casa? E vabbè, mo, facciamo di tarà. E la cosa bella, sapete qual è? Come dicevo nel messaggio di invito a questa cosa qua, è che sicuramente li troverete i più buoni del mondo, perché quando li fai tu, sicuramente hanno qualcosa in più, boh, non lo so. Uno mi dice che prepari? Prepara i taralli, prepariamo i taralli. Vabbè, io approfitterò di questo utensile che mi sono regalato nel Natale. Mi piace divertirmi e quindi invece di, che ne so, di spendere per un buon telefonino, a me i telefonini non è che mi interessa più di tanto, basta che sono un telefono, basta che riesci a fare dirette e già va bene. Allora, 1 chilo di farina. Siamo pronti? 1 chilo di farina, eccola qua. Non faccio la pubblicità alla farina, ma questa ho trovato stamattina, anzi stava in offerta pure, devo dire che mi è andata bene. La facciamo girare un po'. No, senza cipolla, facciamo con il pepe, semplice semplice. Sale e pepe. 25-30 grammi di sale, a seconda se li volete un po' più saporiti o meno saporiti. Vedete questo cucchiaio qua, pieno così, sono 25 grammi, ormai sta pesato. E quindi io faccio così. E poi metto quest'altro pezzettino così. E il sale sta a posto. Chiaramente andiamo a preparare il gioco tavolino. Questo canovaccio, perché quando saranno scaldati bisognerà metterli qua ad asciugare. Ho preparato anche la pendola con l'acqua. Sì, ma adesso mo Guglielmo che vi faccio vedere tutti i fatti qua, tutti i cosi, ma c'è da riuscire, non lo so perché vi fermano, se da così che pare che a casa. Boh, non lo so, insomma, però. Se mi trovate morto domani mattina è perché se ne è accorto di sto fatto. Lei non è molto social, ma non mi meraviglierebbe se adesso stesse vedendo sta cosa qua. Voi dovete pensare, ma non scherzo, lo dico veramente, che non avevo comprato la farina, non la trovavo. Indovinate dove stai? Non ci penserete mai. C'è già due mannate. Perché me l'aveva ammucciato. Gli avevo dato il culo per farci la farina. Insomma, stavo andando alla camera da letto. Stavo in camera da letto. Magari voi ne capite, dice, quando vieni dalla camera da letto, dice, ma che mi fa? Ma bastano poi, tu pensi non fatto per un'altra, pensi che veramente dice, e invece quello di cacciare la farina, diventa un pochettino curioso. Vabbè, scherzi a parte, dai. Allora, abbiamo detto il sale, lo abbiamo messo. Prendiamo il macinapepe e gli mettiamo il pepe. Ma come cazzo si fa a mantenere il telefono per fare la diretta e a macinare il pepe? Si fa così. Oh, vedi che se andrà un bu telefono, un macinapepe e tutto questo. Me. Facciamo così. Mettiamo qua. Ah, vedi che imbastatrice, abbiamo proprio questo pure.
Ecco qua, a piacimento chiaramente il pepe. A chi piace, chiaramente invece del pepe può mettere il peperoncino. A chi non piace il peperoncino può mettere le olive, può mettere le cipolle, quelle là liofilizzate, insomma, diciamo che le può fare a proprio piacimento. Non abbiamo spiegato a quelli là che non sono di Lucera che ho tavoliere è questo. Non so come si chiama da voi, ma dicasi tavoliere quello dove praticamente si ammassano i trocioli, ammassano, rigorosamente si dice ammassano, ok? Non impastano, ammassano i trocioli, dove si fanno tutte le... Adesso lo pulisco un po'. Adesso lo puliamo un po'. Ecco qua. Ecco. E quindi canno qualche altro giorno che non facciamo questo, va presente un lagnatore. E allora, vedete questo bicchiere di olio? Se lo pesiamo è 130-140 grammi di olio. Ok? A seconda se li volete un po' più fragranti o li volete un po' più duri, a me piacciono un po' più duri, piacciono meno fragranti. Se li volete molto fragranti, ne potete mettere due di questi bicchieri di olio. Io ne metto uno, e un altro poco. Che vi faccio vedere pure sotto il lavandino di casa mia, vedete? Così, ho un giudice da mogliere, ma che faccio vedere sotto il lavandino, perché sennò quello se non ambaccia. E un altro poco così. L'olio chiaramente è l'olio della mia campagna. Eccolo qua. State impastando voi? Ci siamo? Poi il vino bianco, ecco qua, due bicchieri così, sempre lo stesso bicchiere, uno, e due, eccola qua come gira. Ciao da Cerignola, leggo. Vabbè, quando è mascherina, andò l'intera casa per finire da rallo, quando è mascherina, che massimo per trasi la farina, un bacio. E che? Ciao da Cerignola, ciao a te, Cerignola, voi li fate i scaldatelli, anzi no, i scaldatelli, gli scaldatilli li fate a Cerignola? Le vostre mogli nascondono la farina in camera da letto? Poi vi dicono, bastavano poco e vi illudono? E poi scopri che invece quello se lo farebbe veramente la farina. Tu che ti immagini che in una camera letto potrebbe mai stare la farina? Quindi quando ci imbastiamo, dici ci. E invece ti caccio da pulire la farina nella camera da letto. Sicuramente voi state, qualcuno di voi starà facendo a mano con olio di gomito e non lo invidio perché è un impasto bello resistente questo qua, però si prova soddisfazione a farli a mano, eh.
Poi alla fine dovremo dire tutti quanti. Mi sentite a tratti? Vediamo. Non lo so. Non lo so. Saluti da Isernia. Isernia. Guardatelli. Se pure voi li fate, vi invitiamo a farli. Altro poco d'acqua. Dicevo che alla fine dobbiamo fare una cosa per evitare che mi ammazzano tutti i panettieri. Dobbiamo dire che quelli che abbiamo fatto noi non sono buoni e che sono più buoni quelli là del forno. No, se no. Anche se devo dire che, mo scherzi a parte, i tarali che fanno i nostri forni sono buonissimi, veramente buoni, 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 buoni. E a me piace pensare che magari voi adesso li fate adesso, poi vi abituate a mangiarli, non li fate più perché vi sfastidiate e li raccattate e vanno a buon olore. Con l'impastatrice chiaramente, insomma, voglio dire, è più leggera, insomma, Io non so a che punto state voi. Tu Panzerotti, Marianna, tu li stai impastando o guardi soltanto? Lena li fa a mano e fa prima, beata te, hai forza. Vi confesso che quando mi voglio rilassare un po', quando sono particolarmente stressato, adoro fare i taralli. O qualcos'altro in cucina, le marmellate, qualche crostata, dei biscotti, qualsiasi cosa. Poi ancora di più quando si tratta di mandarli a mio figlio. E allora diventa ancora più. Questi qua dovete sapere che li ho fatti senza seme di finocchio. Perché li ho fatti senza seme di finocchio? Perché questi qua devono andare. Marianna mi dice che sta impastando a mano. Questi qua devono andare, sapete dove? Antonella mi dice, ripeti le quantità. Allora, un chilo di farina, Antonella. 25-30 grammi di sale, a seconda di quanto ne vuoi mettere, ma un bel cucchiaio di sale. Un bicchiere di olio, 150-180 grammi di olio. Anche 200 se ti piacciono più fragranti. Due bicchieri di vino bianco. Pepe se ti piace. Seme di finocchio se ti piace. Non dimentico nulla. E acqua, quella che serve. Dicevo, questi qua sono destinati in provincia di Bergamo. In un posto dove, ahimè, purtroppo in questi giorni ci sta veramente tanta sofferenza nella provincia di Bergamo. E in tutta Bergamo. E li sto facendo per la fidanzata di mio figlio, che ha scoperto gli scaldiatelli, le adora. E a me piace, come dire, farglieli e mandarglieli e quindi, boh, non lo so, così magari, oltre ad apprezzare i taralli, chissà che non apprezza pure me come eventuale suocero. Antonella, hai segnato le quantità? A me è quasi pronto, eh? Diceva da Foggia che già ha cucinato troppo, ma questa non è cucina, questo è divertimento. Questo
questo scherzando scherzando, vedete? Se ne va un'oretta buona di tempo, così arriviamo giusto all'ora di cena. Un saluto dal Molise, ciao. Un'oretta di tempo e così possiamo cenare. Angelo sta facendo le pizze. Vediamo. A me, signori, è pronto. Devo dire che, insomma, questa benedetta impastatrice mi aiuta tantissimo. Qua. Allora, per salvarmi, adesso vi confesso un'altra cosa, che io per salvarmi devo riuscire a terminare i taralli prima che sia la mia moglie, perché voi sapete che noi abbiamo un tabacchino, no? E che io la mattina dalle 5 e mezza alle 9 prima di andare in comune sto là, poi arriva mio fratello e poi ci ritorno il pomeriggio per un'oretta e poi viene lei a darmi il cambio. Mo per salvarmi io, quando arriva lei gli devo far trovare tutto pulito, perché sennò, povera Antonia, perché dovete pensare, anzi non dovete pensare, dovete sapere che io prima di sposarmi credevo che mi sarei sposato e che magari avrei potuto comandare qualcosa. Invece mi sono reso conto quello, sapete cos'è quello? Vedete? Quando dite dove dobbiamo mettere la plastica, la carta, vedete che ha comprato mia moglie? Qua sta la carta e qua sta la plastica. A proposito, non mi ricordo. Ah, dicevo, credevo di comandare e invece mi sono reso conto che non comandavo assolutamente nulla. Adesso facciamo così, giriamo così vediamo mentre si impasta. Eccoci qua. Ciao ciao. Allora, questo è l'impasto e iniziamo a tagliare. Mi sono reso conto che, quindi mi sono sposato e mi sono reso conto che non comandavo assolutamente nulla in casa. Quindi ero un po' frustrato. A un certo punto mi sono detto, o mi candido, chissà. Vado a comandare al comune. Quando sono stato eletto al comune, mi sono reso conto che non comando manco là. E quindi io sarò assolutamente uno da psicanalizzare subito dopo la fine del mandato, perché credevo di comandare dappertutto, ma non comando da nessuna parte. E allora, si vede mentre impasto, sì, eccoli qua. Io ho fatto tanti pezzettini, vedete? Ho fatto tanti pezzettini, lo abbasso un po', vedete? Così, l'ho tagliato a pezzettini. Ciao Daniela, saluti da Bologna. Daniela, saluti da Bologna, mi dicono. Ecco qua, ecco qua. Si fa subito, subito. Ecco qua.
E si mettono qua. Ci siamo? State facendo pure voi? State a buon punto? Io trovo che sia un modo fantastico questo per passare un po' di tempo, perché sempre davanti alla televisione non puoi stare. Sempre sul telefono, ma e manco se puoi stare. E allora così si unisce praticamente l'utile al dilettevole. Ha ragione, mi sta rimproverando la cugina di mia moglie, dicendo stai descrivendo mia cugina, tu, nonché tua moglie, come un diavolo. E ha ragione. Perché non è vero, perché mia moglie è bravissima, non so come fa a sopportarmi. Non è facile sopportarmi. E devo dire che lei ci riesce bene. Diciamo che, boh, non lo so, avrà fatto un'abitudine. Però mi sopporta bene. A me piace scherzare. Voi dovete sapere che sotto dove abito io, sapete un po' di questa passione a me da dove mi è venuta, di questa, mi sono rimasti un po' di ricordi. Quando ero piccolo, mio padre aveva un forno che era di proprietà, e, però non lo conduceva lui, non lo conducevamo noi, lo fittava. E lo fittammo a dei signori che vennero da Pietramonte Corvino, che si chiamavano Piacquaddio. Vi racconto una storiella che diciamo, molti non fregheranno nulla, però io ho un bel ricordo di quel periodo là. E siccome insomma io ero bambino, non è che all'epoca non c'erano tanti modi per, come dire, boh, non è che ci stava la piscina o la scuola calcio o no, e quindi andavo a trattenermi nel forno. Questi signori qua, poi questi Piacquaddio, sono quelli là che adesso stanno in pensione tutti quanti, ma che avevano il forno su via Napoleone Battaglia, vicino a Piazza di Vagno. C'era proprio sotto casa qua, via Napoleone Battaglia, dove sta adesso Abaco precisamente. E a me dovete sapere che quando andavo là, siccome volevo fare qualcosa perché non riuscivo a stare fermo, mi facevano chiudere i taralli con una chiave. Una chiave di quelle che si chiudevano le porte, che aveva una forma strana. Con quella chiave là io mettevo questa sorta di sigillo ai taralli. E poi ricordo, dei biscotti da latte che facevano, e la forma gli veniva data da una metà mattonella. Tenete presente le mattonelle da rivestimento? Una mattonella di quelle, si schiacciava con la mattonella, e quindi io mi mettevo con questa mattonella in mano. E davo la forma a questi biscotti. E adesso ho scoperto che, vabbè, una delle nipoti, sapete chi è? Vabbè, una che quelli che sono di Lucera sicuramente, quelli che sono social la conoscono sicuramente, Enza La Cava, che è bravissima a cucinare, a preparare dolci, a fare, so, diciamo che è veramente brava, 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 brava. E lei è la nipote di questi signori qua. Allora, state facendo?
Marianna, a che punto sei? Lena, a che punto sei? Ma quanti ne siamo che stiamo facendo i taralli? Perché mi sa che qua sono più quelli che aspettano che si cuociano i taralli per mangiarli. Sì, spedisci due. Accurci di manica. Accurci di manica, se non te la mangi da là. Eccomi qua, rieccomi. Ci siamo? Marisa, per qua Dio, la mia famiglia, hai ragione, Marisa. Eh sì, erano i tuoi nonni quelli. C'era tua madre, c'era tuo padre, che per tua fortuna e per nostra, per tutti, per l'amor del cielo, sono ancora vivi e ogni tanto mi sento pure. Questi poi io li cuocio domani mattina, perché ho un piccolo vantaggio. Giù nel bar c'ho un forno, quello là che facciamo i cornetti, che mi permette di cuocerli tutti una volta. E quindi li faccio asciugare bene bene. E domani mattina, anche se sta chiuso, siccome da quando sta questo cazzo di coronavirus non riesco a dormire oltre, boh, che ne so, ma veramente mi deve andare di lusso per svegliarmi alle 3:30, ma normalmente alle 3 già via sta casa a gas, non prendo più sonno, mi inizio a nervosire e mi alzo e inizio a vedere la televisione, ti vedi il primo telegiornale, ti vedi quello di Sky. Poi ti vedi quello del primo, poi metti al terzo e pensi che è un altro, invece a quell'ora è sempre lo stesso. E poi gira che vanno, dice che c'è stash. Insomma, alla fine è questa. E quindi, siccome sicuramente anche domani mattina accadrà questo, anche se stiamo chiusi, io me ne scendo, mi chiudo da dietro e perdo una quarantina di minuti a cuocerli, perché questi qua dovete sapere che poi vanno cotti nel forno. In un forno, io ho il forno ventilato, quel forno ventilato là a 170 gradi per una quarantina di minuti. Per una quarantina di minuti. Se invece il forno è statico, ma lo vedete? Riuscite a vedere? Sì, perché io non mi rendo conto se vedete. Se invece il forno è statico, a 180. Poi chiaramente la cottura è soggettiva, quindi basta guardarli e vedere dal colore se sono fatti o non sono fatti. Vi garantisco che sono buoni, buoni, buoni. L'unica fregatura è che quando cominci a mangiarli non ti fermi più. Però se sei in due, fare 1 chilo di taralli, ma veramente 40 minuti sono assai. E però aggiungo anche un'altra cosa, vedete, che il fatto di fare queste cose qua me li ha fatti anche valorizzare dal punto di vista economico proprio, no? Perché se tu vai nel forno, 1 chilo di taralli lo paghi. Boh, non lo so quanto costa perché non mi ricordo. Io li compro spesso a mia madre quando non ho tempo di farli, perché ogni tanto lei un tarallo lo mangia volentieri. Ma mi pare che costano 5, 6, 7 euro, una roba del genere. E penso tra me e me, io non conosco taralli, dimmi, a 5, 6, 7 euro, mangi la rima, manca se che. Si viene a riafono un mondo, perché con tutto il tempo che se ne va, con tutto il fastidio che c'è e anche con il problema
prodotto, perché insomma, voglio dire, è l'olio, è la farina, è il vino bianco, e insomma, voglio dire, c'è un po' di roba. Io spero di non annoiarvi e di avervi proposto un sabato alternativo. Vi aspettavate la febbre del sabato sera e invece si darà al dopo pomeriggio. E come tutte le cose, insomma, se finisce darà luce e vino. Io penso che, ripeto, questo benedetto coronavirus che ci tiene chiusi dentro, qualcosa da fare ce la dobbiamo trovare. Poi magari facciamo una cosa. Domani pubblichiamo tutti quanti le foto dei taralli che abbiamo fatto. E magari, che ne so, anche le impressioni, a chi sono usciti più fragranti, a chi sono usciti, se siete soddisfatti della ricetta, boh, non lo so. A proposito, non so se un piccolo passaggio serio lo voglio fare. Non so se avete sentito i dati di oggi, sono terribili. Sono veramente terribili, se non ricordo male, 793 morti. 793 morti è una roba proprio, cioè veramente era guerra di trincea con l'assalto alla baionetta tutti i giorni, forse manco li fa. Un numero impressionante che mi convince sempre di più che le restrizioni non sono mai troppe, perché questo è un virus bastardo, che l'unica maniera per combatterlo che abbiamo è quello di non incontrarlo per strada. Ci sta uno che mi dice fai due trecce. Non sono molto bravo a fare le trecce, eccole qua. Così? Io la faccio così e questa è una monotreccia. Non la so fare però, lo confesso, confesso la mia incapacità. La treccia, come dici tu, a tre? E certo che li bollisco, ma li bollisco dopo, non prima. Mica bollisci la farina, questo lo faccio io, adesso lo facciamo il passaggio della bollitura. Ho preparato già la pentola. A tre quindi la treccia, sì, è una parete, e poi troppo elaborata, anche se sono buoni. Ora dobbiamo fare uno. Lo dobbiamo fare uno. Dopo lo facciamo uno. Marianna, a che stai? Ci sta pure Marianna Tremonti che sta facendo i taralli da casa sua. Almeno così dice, domani gli chiederò di farmeli vedere però perché qualcuno mi ha detto che facciamo sabato prossimo. La prossima facciamo, non so, possiamo fare una bella crostata. Io non sono molte le cose che so fare, no, chiariamoci. Però una bella crostata, vi assicuro che la pasta frolla che faccio io si lascia mangiare alla grande. Si lascia mangiare alla grande. Di questo potete stare certi.
potremmo fare una bella crostata o con la crema pasticcera, magari quella là, la famosa torta della nonna. Però vi posso confessare una cosa, a patto che non mi sfottete però. Vedete, io ho un rapporto con i soldi non idilliaco. Quindi non mi faccio il problema se devo spendere qualche soldo. Lo confesso questo. Però non li butto. Ho il massimo rispetto per i soldi. Però a proposito di crema pasticcera, da quando ho iniziato a vedere un po' di, che ne so, di queste trasmissioni che adesso stanno in tutte le reti, ho visto sta benedetta vaniglia che io non avevo mai utilizzato. E un giorno sono andato che volevo comprare la vaniglia. Insomma, non vado per le lunghe. Proviamo a fare una treccia. Come? Come sarà? Così, a tre. Vediamo. No, complicato. Complicato, non va bene. Insomma, ho visto che la barretta di vaniglia costava, non mi ricordo, 4,50, 5 euro. Non mi ha fatto coraggio, l'ha lasciata là. Non sono riuscito. Mi sono ricordato questa cosa qua, perché poi un altro giorno invece volevo fare la torta della nonna, che è quella là con la crema pasticcera. Con la crema pasticcera al centro. E coperta sopra, e ci vuoi mettere pure i pinoli. Oh, ma voi sapete che costano un sacco di soldi i pinoli? E manco quella volta li ho comprati. Perché, boh, alcune cose, insomma, mi ingrippo con il cervello. Mentre un altro giorno, al contrario, io adoro le castagne. Sono uscito per comprare le castagne, ma erano ancora, erano delle primizie. E quindi non tutti, come dire, ancora i negozi le avevano. Quando entro in un negozio, poi mi vergogno a uscire senza niente. Sono entrato al primo negozio, non c'erano, e non mi ricordo chi li ha accattati. Sono andato nel secondo, non c'erano. Ah no, non erano le castagne. No, non mi ricordo male, anzi me ne sono usciti più i castagni. Ero entrato perché volevo fare anticipare i cicciugut, era novembre, però era ottobre, io insomma a metà ottobre già volevo fare i cicciugut. Allora ho iniziato a girare per trovare questi benedetti cicciugut, il grano, insomma senza portarlo alla lunga. Sono entrato al primo negozio, non l'ho trovato, gli ho cattato un culo di castagne che erano primissimo, pare 7 euro qui, chiaramente l'avevo già pesato, un prezzo in gestione. Non lo faccio a dire, sì, metti i castagni là e ma gli piace. Per non farla, per non portarla a lungo, ho speso 30 euro, ma gli era trate senza grana per fare il cicciugut. Madonna. A che punto siete?
Sindaco, spiegami l'impasto, si era bloccato internet. Oh madonna. Allora è facile, ma devi prendere 1 chilo di farina, ci metti un cucchiaio di sale. Un cucchiaio di sale significa 25-30 grammi. Poi ci metti 2 bicchieri di quelli là di plastica di vino bianco, poi ci metti 150, 180, 200 grammi di olio a seconda, diciamo, se ti piacciono più o meno fragranti, pepe, seme di finocchio se ti piace e il resto acqua fino a che sono fatti, fino a che sono pronti. Impasti e gli dai la forma. Voi siete a buon punto? Eh? Ci siamo? A che punto siete? Eccoli qua. Oh, che qua sono quasi finiti, No, i fornai non si agitano. Sapete perché non si agitano i fornai? Perché i fornai sono intelligenti. I fornai capiscono che a noi i taralli piace farli ogni tanto per perdere tempo. E poi li andiamo a comprare da loro per la maggior parte delle volte. E siccome i taralli quando si comincia a mangiarli poi non se ne può fare a meno, quindi questi qua serviranno soltanto a farci prendere l'abitudine e poi li andremo a comprare al forno perché non potremo più farne a meno, manibulum fa. Questa è la verità. E allora io credo vediamo un po'. Intanto facciamo un'altra cosa, adesso vi faccio vedere un'altra fase importante. E qui anche mi serve l'altra mano. Ecco qua. Vena catalano procede bene. Ci siamo quasi tutto a mano. Che significa? Che è finito l'impasto? Ah, la pentola bolle. A parlare e non lo però sono fiducioso vediamo. Noi abbiamo finito. Oh, e quando è Cristiano sì? Fabio, Fabio, ti ho visto che stai guardando. Tu la prossima volta devi assolutamente fare i taralli insieme a noi. Fabio, sapete chi è? È uno che adesso dirà, ma questi di fatta sì, si sa fa. È Fabio Porreca.
una bravissima persona, una preparatissima persona, una persona in gambissima, e che è l'ex presidente della Camera di Commercio. Vi posso garantire un galantuomo. Ma non lo dico per dire, e voi lo sapete, insomma, che normalmente non dico sempre quello che penso, ma perché credo veramente che lui sia un'eccellente persona. Però da fai darà insieme a noi la prossima volta. È vero, Fabio, farei darà insieme a noi? Secondo me già è sparito Fabio. Mediamente a me escono dai 70 agli 80 taralli in 1 chilo di farina, però non sono molto grandi. Io adesso non so quanti ne usciranno a voi, ma più o meno questa è la quantità che viene fuori a me. Però vi posso dire un'altra cosa, per farvi capire un'altra parte del mio carattere scemo, che però non è scemo, io ne vado fiero a questo punto. Dovete sapere che a me sono finiti i giga alla scheda, no? Perché ho una tariffa illimitata. Ma non è vero. Nel senso che mi hanno detto, perché la prima volta che sono finiti i giga, perché con le dirette che faccio, praticamente i giga se li mangia come fosse pane. Come sono finiti? Ho chiamato a quelli della Wind, gli ho detto: scusate, ma come non funziona bene la rete? Ho detto: no, sono finiti i giga. Come sono finiti i giga? È illimitata l'abbonamento che ho. Ha detto: no, è illimitata, noi non togliamo la linea, ma stacchiamo. Ah, gli ho detto. E non vi dico l'aggettivo che ho usato per qualificarli, perché non è bello. E allora oggi dicevo: come devo fare? Insomma, alla fine adesso io sto navigando con la linea normale. Ho fatto una ricarica da 20. E magari mi accorgo alla fine di tutto il fatto che sono finito privi e sto con te darà la mi sono costato 25-30 euro. Però vi posso dire una cosa, anche 50 euro e anche 100 euro in vostra compagnia mi è piaciuto. Sono stato bene, mi sono rilassato, lo avevo detto, e quando la dico una cosa generalmente la faccio sempre. La pentola ancora non bolle, mentre mi dicono che c'è a chi bolle la pentola. Dice: come?
Dai che ci siamo, dai. Dai che ci siamo. A proposito di Ciccicotti, la settimana scorsa ho trovato un residuo di grano sul balcone, c'era, cioè, hai fatto una davvero, ok, dopo sarebbe. Sentite, Ciccicotti è una cosa fenomenale, secondo me quello è veramente, per quanto mi riguarda, è uno dei dolci che adoro di più, uno di quelli che veramente se potessi li mangerei tutti i giorni. E dovete sapere che un'altra delle mie malattie, perché le mie sono malattie, è il mosto cotto. Quando arriva il periodo del mosto cotto, per me è una droga. Si non metta la TL sobogas, cada malata. E ne sa qualcosa quel povero Sergio Grasso, al quale rombo la testa per avere il mosto. Però quest'anno abbiamo fatto uno scambio, non so se alla pari come, ma uno scambio assolutamente bello, perché c'è il loro bambino, il suo di Marica, che saluto, adora la marmellata e gli piace la mia marmellata. E quindi insomma da giù must e ci tengo a marmellare. Ecco qua. Si comincia a bollire. Comunque, quasi un'oretta l'abbiamo passata. Quasi ora di cena. Io non è che abbia proprio tanta fame. Ci siamo? Voi ci siete? Andiamo a vedere se bolle l'acqua. Eccola qua. È quasi pronta. Prendiamo un altro canovaccio. Questi due qua. Li mettiamo qua. Uno. Madonna, ma che la moglie mi ha fatto tutti questi pezzi, tutti questi cose. E sento poi chi look. Prendiamo il ragno. Sì. Volete vedere cosa ci stanno nei miei cassetti? Eccole qua. Le pentole. E questo è il ragno.
Massimo Scirocco, oh, qui sono scava da dire che nel tuo ristorante, nella tua cucina, ci possono andare benissimo, eh? Vedete, questa è la fase che gli dà il nome, scaldatelli. Si prendono e si tuffano nell'acqua bollente. Ecco qua. Sapete quando sono fatti? È facilissimo. Ecco qua, vedete? Stanno a galla. Quando salgono a galla, infatti, si possono cacciare e si appoggiano su un canovaccio pulito per una prima asciugatura. Ecco qua. Dovete aspettare semplicemente che vengano a galla. Si aspetta che si raffreddano un po'. Li girate qua così, vedete? Una prima sommaria asciugatura. Poi si prendono e si trasferiscono su quest'altro straccio. Si prendono gli altri e si mettono a bollire. Generalmente li faccio asciugare tutta la notte e la mattina li inforno. Però se siete impazienti per vedere qual è il risultato, per chi non l'ha mai fatto, tra una mezz'oretta, quando saranno asciugati un po', potete provare a infornarli. Vi ricordo 170 gradi, forno ventilato, 180 con forno statico, 35, 40, 45 minuti a seconda della doppiezza che li avete fatti o della cottura che vi piace. Ne sono usciti 66 a te, non è male. Questo è. Diciamo che a questo punto possiamo concludere questo collegamento, questa diretta. Spero, io non mi sono annoiato, sono stato contento di fare questa cosa qua, perché sto benedetto virus che ci costringe a stare da qualcosa in compagnia vostra mi ha fatto piacere. Quindi facciamo così.
domani alla solita ora per l'aggiornamento. Buon sabato a tutti. E statevi tranquilli perché passerà, perché dovrà passare per forza.